Sì, grazie Presidente. Iniziamo gli atti di indirizzo elaborati dal gruppo Capitolino del Movimento 5 Stelle. Iniziamo con il parcheggio di scambio Cornelia, una ferita aperta nel tessuto della nostra città. Parliamo di un parcheggio praticamente mai utilizzato, costato quasi 50 milioni di euro, realizzato ormai quasi 20 anni fa, all'inizio degli anni 2000, un parcheggio che paventava delle soluzioni tecnologiche forse un pochino azzardate e che di fatto non è stato mai utilizzato. Abbiamo affrontato questo tema in Commissione Mobilità anche qualche tempo fa e la vicenda è abbastanza articolata e complessa e magari eviterei di riassumerla qui perché veramente potremmo stare ore a parlarne. Comunque con questo ordine del giorno chiediamo di modificare l'ordinanza originaria che andava a dare la possibilità di riqualificare finalmente questo parcheggio perché, riporto proprio dei dati che sono emersi nella commissione che abbiamo svolto sul tema qualche tempo fa, in sostanza si pensava di ricavare un numero di parcheggi molto superiore a quello che poi in realtà sono fattivamente recuperabili dall'infrastruttura attuale che è abbandonata. Quindi chiediamo magari all'assessore di modificare l'ordinanza dell'epoca. All'epoca si parla di ordinanza perché c'era il commissario straordinario all'emergenza traffico, oggi si parlerebbe di una delibera di giunta, quindi modificare i parametri e procedere quindi a un nuovo atto, un nuovo atto ovviamente una procedura pubblica che dia quindi la possibilità finalmente a degli operatori che vogliono farlo di riqualificare quel parcheggio. Ad oggi siamo fermi perché questo iter era già partito ma con un numero di posti talmente elevato da non poter sostenere i costi della riqualificazione. Grazie.